Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema. Sarà Claudia Cardinale la testimonial di Venezia Classici, la sezione dedicata ai restauri e ai documentari sul cinema della 70ª Mostra del Cinema in programma al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre. L'attrice sarà presente alla proiezione di Vaghe Stelle dell'Orsa di Luchino Visconti, film Leone d'Oro della 30ª Mostra di Venezia restaurato dalla Sony Pictures Entertainment. Potrebbe essere in concorso a Venezia oppure andare al Festival di Toronto Third Person di Paul Haggis. Il regista dice: vi sorprenderà la bravura di Riccardo Scamarcio in questo film. Ambientato tra Italia, Parigi e New York, Haggis descrive il suo lavoro come un film sull'amore e sulle sue complicazioni. Nel cast Mila Kunis, James Franco, Adrian Brody, Morana Thias e Liam Neeson. Intanto negli Stati Uniti, mentre monta la polemica sull'assoluzione di George Zimmerman, il vigilante che nel 2012 ha ucciso in Florida Trayvon Martin, è uscito nelle sale un film già indicato come possibile sorpresa agli Oscar, Fruitvale Station, opera prima di Ryan Coogler, che racconta la vera storia di Oscar Grant, 22enne afroamericano disarmato, ucciso il 1 gennaio 2009 ad Oakland da un agente della BART Police di San Francisco. Spike Lee l'ha definito su Twitter potente e straziante. E questa sarà un'estate ricca di impegni per Pupi Avati. Il regista bolognese si divide su due set a Roma per due storie contemporanee, il TV Movie per Rai 1, Il Bambino Cattivo, con Donatella Finocchiaro e Luigi Locascio, che affronta il tema della separazione vista da un figlio dodicenne, e il film con Sharon Stone, Riccardo Scamarcio e Cristiana Capotondi, Il Ragazzo d'Oro. E sarà un'estate calda al cinema con Kama Sutra 3D, diretto e sceneggiato dal regista indiano Rupesh Paul e ispirato al famoso libro, ma l'ondata di erotismo al cinema nel 2013 non finisce qui. Spazio anche all'Eros letto da autori come Lars von Trier con l'atteso Nymphomaniac in sala a Natale in Danimarca, John S. Baird, Il Lercio, Kim Ki-duk, Möbius e Paul Schrader con The Canyons, questi ultimi due candidati ad una premiere alla prossima Mostra di Venezia. Chiudiamo segnalando una mostra dedicata al periodo in cui Domenico Modugno faceva l'attore. Si intitola Nel blu dipinto di note ed è una mostra omaggio del Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale. Sarà possibile visitarla fino al 21 luglio a Palazzo Pezzillo di Forio d'Ischia nell'ambito di Ischia Global Film and Music Fest. È tutto da Laura Buffa, buon cinema!